amici, rieccoci, bentornati, buona serata a tutti. Questa sera abbiamo qui con noi Ezio Maia, lui oltre ad essere un imprenditore della Hydrotherm neanche l'amministratore delegato. Ben arrivato Ezio. Ciao Alessia, grazie, buonasera a tutti. Siamo riusciti a organizzare questa intervista, sono molto felice, anche sì, perché sono cunese come anche, te. Anche io sono quindi molto felice, mi fa piacere. Ti ringrazio molto. Ci racconti un po' come nasce la Hydrotherm, quindi un po' la vostra storia. Ma guarda, la Hydrotherm insomma ha 46 anni di vita, è nata nel 72, quindi ancora nell'ultima parte del boom edilizio degli anni 60, no? da un'idea di mio papà, che ha deciso di mettersi per conto suo. Ma nel 74, cosa alquanto strana per quei tempi, nacque la prima showroom di arredo bagno in Cuneo. Cuneo città, che insomma fu una percorsa un pochettino i tempi, perché allora c'era soltanto fame di materiale, e i bagni venivano fatti, sai, il classico bagno corridoio dove decideva l'installatore come realizzarlo. Quindi propose direttamente la vendita al privato di bagni decisamente innovativi per quei tempi. Poi insomma l'azienda è cresciuta, si è evoluta, io sono arrivato nel 1981 e insomma nell'84 aprimmo la prima filiale ad Alba e poi da lì in poi ci fu iniziò un po' tutta questa bellissima esperienza imprenditoriale. Nel 2001 una piccola svolta, perché entrammo anche nel settore produttivo, perché abbiamo acquisito un'azienda di produzione di lamierati, quindi anche per l'edilizia, quindi grondaie, coperture per capannoni, tutte queste particolarità. E poi altre evoluzioni, nel 2014 siamo espansi nella provincia di Asti e nel 2016 siamo sbarcati in Liguria, dove abbiamo due punti vendita. Quindi sì. Piemonte e Liguria. Sì, diciamo prevalentemente provincia di Cuneo, in parte della provincia di Torino, la parte sud, Astigiano e Liguria di Ponente. Per ora, poi sì. Voglio dire, no? C'è ancora moltissimo tempo. Quindi... Certo, ecco, tu sei figlio unico oppure hai fratelli? Io sono figlio unico. Quindi sì, sei la seconda generazione, diciamo. Seconda generazione. Hai figli? Ho due figli maschi. Che sono già in azienda? Che sono in azienda e stanno facendo il percorso proprio dalla gavetta, come giusto. Ho fatto io ai miei tempi, perché credo che sia un'ottima scuola, al di là degli studi che possono aver fatto. Credo che questo rappresenta proprio un percorso da fare nel conoscere qual è il lavoro toccandolo e sporcandosi le mani. Io credo molto in questo aspetto. Certo, assolutamente. Sì. Quello noi lo diciamo sempre, Ezio, la gavetta fondamentale. Assolutamente. No? Si deve partire da lì, vedere un po' tutto e poi pian piano insomma ricoprire ruoli anche insomma, importanti, certo, fino ad arrivare all'amministratore delegato. Se avranno no? le capacità. Sì, io non vedo l'obbligatorietà, no, della successione, ma deve essere guadagnata sul campo. Poi insomma oggi l'azienda è abbastanza grande, noi come gruppo fatturiamo oltre 40 milioni di fatturato, quindi prendere la guida di una macchina di questo genere non bisogna avere comunque anche le capacità, perché c'è anche un impegno etico e morale nei confronti dei collaboratori che sono con noi, no? Quindi fondamentale. La continuità deve essere garantita in qualche modo. Certo. Sì. E Ezio, ci racconti un pochino nel dettaglio quali sono i prodotti che commercializzate, quindi tutti i sanitari in generale, certo. Fate, non so, consegnate il bagno chiavi in mano, come si dice, oppure ecco, come operate? Sì. Ecco, il mercato ci conosce prevalentemente come arredo bagno, sanitari, rubinetterie, pavimenti, rivestimenti. Ma questo per noi rappresenta all'incirca il 25% del giro d'affari. Noi siamo anche molto sviluppati e molto competenti nel settore termoidraulico, quindi tutta la parte del riscaldamento, del condizionamento, sfruttamento delle energie alternative, caldaie a biomassa, ventilazione meccanica che oggi fa il ricambio degli ambienti, soprattutto nelle abitazioni di classe A. E insomma tutti questi, ad esempio impianti di irrigazione, noi progettiamo e forniamo prodotti per impianti di irrigazione, fontane, ad esempio la fontana, quella del Ponte Nuovo di Cuneo, che è abbastanza conosciuta, sì, l'abbiamo realizzata noi, sia la stazione di pompaggio che tutti gli ugelli che creano poi questi giochi d'acqua. È molto bella, devo dire, è molto bella. E quindi insomma il nostro campo spazia anche in ambiti dove siamo un pochettino meno conosciuti dal pubblico, ma molto più conosciuti
dal settore professional, quindi dalle imprese di costruzione e soprattutto dagli installatori di termoidraulici. Certo, voi lavorate sia con aziende che con privati, immagino, no? Esatto, quindi, sì. E più la percentuale verso privati o verso aziende? No, la percentuale è più alta verso le aziende. Verso le aziende? Sì, 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 il 75% però... è verso le aziende, sì. Noi abbiamo una rete vendita che segue e visita costantemente tutti i professionisti del settore, proprio perché serviamo anche tutta la parte impiantistica, no? Carico e scarico acque, insomma tutto qua. Tutti l'acquedottistica, servizi, certo. Ad esempio. Hai anticipato un po', insomma, la mia prossima domanda, sì. Insomma, in quanti siete, Ezio? Dunque, attualmente il gruppo siamo in 175, abbiamo comunque, siamo due soci, e il mio socio si occupa più della parte, diciamo così, organizzativa, amministrativa, mentre io seguo più il commerciale, la parte anche di relazione con il personale e questi aspetti. 170 anche tutti dipendenti oppure... Abbiamo 12 agenti esterni, diciamo così, in Asarco, quindi liberi, sì? Professionisti, gli altri sono tutti dipendenti. Sì. Bravo, un bel numero. Quanto lavoro occupa la tua giornata? Perché, diciamo, insomma, essere imprenditore non è semplice, certo. Soprattutto nell'Italia del 2018. Lavori H24 oppure riesci a ritagliarti un po' di no, tempo? No, io devo dire che abbiamo creato comunque un'organizzazione che è in grado di camminare da sola. È chiaro che come imprenditori noi dobbiamo fare le strategie e dobbiamo comunque dare l'ispirazione all'azienda, quindi dare l'imprinting di quella che vuole essere la nostra filosofia. E per cui comunque l'organizzazione è in grado di andare avanti e questo mi consente ogni tanto di ritagliarmi qualche spazio. Io ho due grandi passioni. Quali sono, se puoi dire? Ma io la montagna sicuramente. La montagna, piace tantissimo. Andare a camminare in montagna. Andare a camminare in montagna mi piace tantissimo. E poi vabbè, una passione antica che è il gioco del golf, che pratico da oltre 25 anni e che ogni tanto... ma certo. Un piccolo ritaglio di tempo lo dedico a quello. Però chiaramente le 8-10 ore al giorno sono fondamentali per poter comunque essere sulla nave e poter sul pezzo, come si dice, sul pezzo. Certo. Ogni tanto diciamo, insomma, Sfida Vincente in puntata che questa crisi in Italia è iniziata nel lontano 2008, no? Quindi ormai sì. Sono 10 anni. Ha toccato direttamente e o indirettamente il vostro settore? Assolutamente sì, perché il settore più in crisi di tutti è stato proprio il settore dell'edilizia, no? Perché c'è stato un sovrannumero di costruzioni. Avevamo a un certo punto 450.000 nuove costruzioni disponibili in Italia, non vendute, nuove non vendute. Quindi c'è stato il blocco di questo mercato. Anche il sistema bancario ha tirato i remi in barca perché comunque vedeva certo. La pericolosità del settore e quindi questo ha toccato moltissimo. Io devo dire che ho, diciamo così, la fortuna, ma anche prescelta, no? Cerco di uscire dalla provincia di Cuneo e frequentare comunque le associazioni di categoria. Sono oltre 10 anni che sono nel consiglio nazionale della nostra associazione di categoria e anche nell'esecutivo, quindi questo mi ha consentito di respirare anche un pochettino l'aria che tirava in tempo, certo. E di cercare di porre rimedio un pochettino a tutto e organizzare all'impatto che c'è stato. E devo dire che questo è servito e siamo riusciti a passare indenni, perché c'è stata veramente una crisi di liquidità fortissima. Molte aziende hanno chiuso, anche certo. I nostri clienti sono andati in difficoltà e quindi abbiamo lavorato in modo da anticipare un pochettino questo momento difficile che non è finito, ma diciamo che si intravede qualche spiraglio. Un po' la luce alla fine del tunnel, riusciamo a vederla, meno male. Quindi vedi in modo positivo questo futuro, insomma, legato a... Allora, da un lato dico che l'imprenditore è condannato all'ottimismo. Non può non essere non ottimista. Può non essere ottimista. Un po', è vero. Però certamente vedo comunque degli spiragli e in ogni caso bisogna anche non aspettare a braccia conserta che le cose succedano, ma anche cercare di muoversi verso di esse. Quindi è ciò che... Magari, cerchiamo di fare. Magari organizzarsi anche, insomma, nei tempi positivi, no? Nei periodi floridi, per quelli meno positivi, no? Un po' come io credo che le aziende, un po' come la vita di ciascuno di noi, siano un po' dei cicli. Quindi nei momenti floridi bisogna già pensare che non potrà essere all'infinito così. Esatto. E quindi organizzarsi per quelli meno floridi. C'è un risultato che hai raggiunto nel corso della tua carriera professionale che ti ha, come dire, colmato di gioia? Ecco, sicuramente ne hai raggiunti tanti, però c'è qualcuno che tu ricordi con più affetto, con più, insomma, piacere? Ma guarda, sicuramente uno degli ultimi,
cioè il nostro approdo in Liguria è avvenuto con una casualità assoluta, c'è stato un contatto con una persona che aveva un'idea imprenditoriale giù e il fatto di essere stati scelti noi come suoi partner attraverso un contatto di un nostro cliente, quindi è stata tutta una casualità. Casualità. No? Questo comunque per me è stato importante perché significa comunque che la nostra azienda ha una visibilità e un riconoscimento da parte del mercato, certo, di un certo tipo. E poi il fatto di vedere realizzato proprio anche con un certo successo questo sviluppo in Liguria è sicuramente stato fonte di grandissima soddisfazione. Parlando un po' di futuro, Ezio, c'è qualche nuovo prodotto nel cassetto pronto per essere lanciato? Ma guarda, noi ne compriamo e vendiamo, anche se poi abbiamo costruito l'azienda intorno al prodotto, perché certo, diamo dei servizi che altri non danno e quindi cerchiamo di distinguerci, no? E certamente ci sono dei prodotti che oggi sfruttano meglio l'energia, sfruttano meglio delle tecnologie, si sta inserendo molto la domotica anche nel nostro campo, sì, quindi questo fa sì che dobbiamo in qualche modo anche mettere il naso e curiosare nell'ambito elettrico e di quella che è la gestione centralizzata. Quindi questo è un pochettino la sfida futura, perché ognuno ha il proprio background, ma ci sono degli ambiti dove dobbiamo ancora acculturarci, quindi ci sono le work in progress, come si dice. Esatto, sì. Per chi ci ascolta da casa, per i nostri cari telespettatori che poi sono tutto per noi, no? Certo. Dove vi possono trovare? Su internet? Avete una pagina Facebook, sì, Twitter? Certo. Beh, al di là delle sedi fisiche, sì, noi siamo presenti su internet, tra l'altro il sito lo teniamo assolutamente molto aggiornato, sia sulle cose, le attività che facciamo e sia in quelli che sono i prodotti che commercializziamo, i marchi che rappresentiamo e quant'altro. Quindi ci trovano su internet, abbiamo sì una pagina Facebook. Com'è il vostro sito? www.idroterm.com. Esattamente così come si dice. Esatto, come si dice. Idroterm.com. Questa è la casa madre, diciamo. E la pagina Facebook, sito, immagino, Idroterm, esatto, no? Esatto. E questa è quella prevalentemente rivolta un pochettino a 360 gradi ai nostri clienti. Poi abbiamo anche una app che abbiamo sviluppato, dove anche qui mandiamo notizie, che può essere scaricata da chiunque, ma questa app ha anche una caratteristica, che nel momento in cui riceviamo indicazione di una partita IVA, mm-hmm, diamo possibilità di accedere a un'area riservata, mm-hmm, che è quindi rivolta al settore professional, quindi certo, al nostro cliente installatore, e attraverso questa app lui può ricevere sia delle promozioni di tipo commerciale, ma soprattutto entrare in un'area riservata dove trova tutte le schede tecniche dei prodotti, gli attacchi, i pesi e quant'altro. Comodissimo, direi. Comodissimo quando è in cantiere, per avere, certo, comunque delle risposte mentre sta facendo il lavoro. Questa è una cosa che abbiamo sviluppato e che sta funzionando molto bene. Beh, Ezio, siamo giunti al termine della sfida vincente di questa sera. Mentre tu parlavi, hai citato che sei anche nel Consiglio nazionale per quanto riguarda, sì, la, certo, categoria, insomma, del tuo mestiere, quindi magari mi piacerà rinvitarti anche sotto molto questa volentieri veste per, insomma, grazie, analizzare un attimo quello che è il vostro, sì, settore più a 360 gradi. Per il momento ti ringrazio, quindi ringrazio molto Ezio Maia, imprenditore e amministratore delegato della Idroterm, e cari amici ringrazio molto anche voi come sempre, vi do appuntamento a domani sera, sempre ore 20 dopo il TG regionali, con un'altra sfida vincente. Ciao.